Lui non poteva stare senza la galleria, era il suo mondo. Mio papà, lui voleva fare quello. Perché lui ne parlava in continuazione anche a me, tipo io ero un bambino, che cosa ne potevo capire. Diceva, lui cercava di spiegarmi un po' tutto come funzionava, tutti gli accordi tra i fili delle dinamitiche, come si collegavano. Cioè ogni volta che ripenso a lui a me passa, non dico tutto ma quasi, proprio lo sento appunto, lo sento presente, quindi dopo un po' ti ci abitui al fatto che non lo vedi ma c'è, no? Si sente, sì. All'inizio, quando sono arrivato qua, ci avevo pensato di portare sulla la famiglia perché i miei figli andavano a crescere e loro non sono voluti venire. Hanno detto che la Sicilia loro momentaneamente non la lasciavano. A me mi è andata bene anche così. Tutto mi manca. Mi manca la famiglia che ce l'ho giù, mi manca il sole, mi mancano gli amici, mi manca gli amici per andare a caccia, il mare, i siciliani, diciamo. Qua entra un bar che ti saluta. A volte, come diceva lui, ci sono delle cose che ti portano a partire da qui, anche se non si vuole, se non, si dovrebbe restare per sempre qui. Scelga una scatola dalla A alla Z. È arrivata questa offerta che non si è potuta rifiutare perché una famiglia con 1.000 euro al mese, appunto un padre, non può sopportarla assolutamente, quindi... Ormai io... che giro i cantieri 24-25 anni e sono stufo di girare. E allora spero di arrivare presto in pensione, ma non per qualcosa, per l'età. Almeno uno dice, boh, ve ne vado a casa, no per non lavorare più, per non sentire, dice, finito questo cantiere, ora dove vado? Magari resto a casa, magari non c'ho il lavoro, i miei figli cosa gli do? Solamente per questo qua. Guarda, la galleria è come le sigarette, come una droga. La galleria tu entri tanto per scherzo dentro e poi non esci più. Tanto è sicuro, tanto è pericoloso, perché se tu non ti va tutto liscio, non ti fai male neanche un dito. Un dito non te lo fai, però quando ti becca ti fai male malamente. Qua se non stai attento gli... Ci lasci la pellaccia? Se non apri gli occhi, ci lasci la pellaccia in galleria. È come se lo sentiva lui, una cosa incredibile. Quando diceva queste parole, non era mai fermo, sempre a lavorare. Mi ricordo che ci ho fallito stanco, morto, sudato, sai, quell'altro lavoro che faceva. Queste sono le cose brutte, vedi? Certo che rincresceva tutti, eh. Poi quasi alla fine del cantiere, se vogliamo, abbastanza banale cadere su un cassero, eh. Però è successo. Non è colpa loro, né colpa sua, né colpa della galleria, né colpa di nessuno, cosa che succede. Lui lo sapevamo tutti, il lavoro non era stare alla scrivania di loro. Quindi, di tutti, non quello di mio padre, assolutamente, di tutti gli uomini fantastici che ci sono lì giù.